Bella a tutti ragazzi, benvenuti, sono Matty Mars e siamo ad un altro episodio di Skyrim. Allora, cosa è successo dall'ultima volta? Io sono, vabbè, avevo rubato l'artiglio, c'è stato quel piccolo comunque disguido tra, insomma, va bene, locandieri lì, insomma. Poi mi hanno preso, ho pagato 300 monete di come pegno, restituite la roba e praticamente poi sono andato a parlare con lo Yar, gli ho detto che il drago ha attaccato la città, sta venendo qui. Allora lui mi ha detto di andare con il gruppetto suo ad uccidere questo benedetto drago, quindi andiamo. Sarà che lo spengo il fuoco carbonizzato, poverino Pablo. Pure? Oh, ma mica me lo farete affrontare da solo, perché io scherzavo. Non ho più da fermo, figurati se si muove. Vi volete muovere, maledetti voi? Io. Cosa? Ma ho preso... Non ci credo, ragazzi. Allora, ragazzi, ci riproviamo per la seconda volta. Guarda che non mi sbrani come la prima, eh. Bravi, muovetevi. Non mi punti proprio a me, come al solito. Ma no, perché non lo piglio? Oh, ma non puoi così! Poi pediscarsi come sono brutto. Che è questa roba qua? La formica gigante. Perché, formica gigante, che cazzo c'entrava adesso la formica gigante? Basta. Ragazzi, questa è la quarta volta adesso, eh? Speriamo sia l'ultima, perché sennò davvero davvero. Guarda, vado di fiamma perché il gelo mi ha portato sfiga. Ma dov'è che manco lo vedo? Eccolo là. C'è il Parkinson, c'è il Parkinson! C'è il Parkinson! Ma neanche morto lo più da lì. L'arco, potrei anche mettere l'arco, ma... Ma giù questo come un coso, come lo toccano crepa. Me ne andati di arco qua, ragazzi, mi sa. Dov'è? Dov'è? Dai. Ma tanto non si fa nulla. Sto cazzo.
Andiamo. Ancora la prossima volta, eh. 3 ore che siamo lì. Dai, a terra un attimino. E fermati un secondo. Guardalo. Ti fermi! Mi fai venire mal di testa. Oh! Oh, si ferma più, eh. Fermati! Spara a caso, fermati! Oh, ma sei incoglionito! Ti vuoi fermare? Fermati! Fermati! Sì, ma guarda sto incretinito per baffi. Poi conto chi se l'è preso, cos'è un ragno quello là? Ma che casino c'è? Ma questa qui chi è poi? Ah, è lei? C'ha il fulmine lei? Fermati! Ma che è questo? Un insetto gigante. Oh, questo ce l'ha con me, ma cavolo! Ma perché? Ma da quando qua c'è l'insetto gigante? Speriamo venisse da me. Dai, carica! Carica la freccia, muoviti! Oh, mamma mia! Non c'è ancora l'insetto gigante, oh! Sbrusciacchiato. Qui è maledetto anche te. Questo non è un ragno, casino, io non ci ho capito niente. Carne umana? Come carne umana? Io non ci ho capito nulla, tutto un casino. Il drago che non si fermava più, girava intorno, non si fermava più. La formica gigante che combatteva col drago. Ma che cavolo ne so io. C'è qualcosa che posso fare per te? Ma ciccio. La convocazione. Cosa potrebbe significare? Ciccio! Cos'è successo dunque alla torre di osservazione? Il drago era lì? Casino. Casino racconta. Sapevo di poter contare su Irele, ma deve esserci dell'altro. Sangue di drago? Cosa ne sai tu del sangue di drago? Dunque è vero, i Barbagrigia ti stavano davvero evocando. Maestri della via della voce. Vivono reclusi sulle alte pendici della Gola del Mondo. Si dice che il sangue di drago sia eccezionalmente dotato nel dono della voce, la capacità di concentrare la tua essenza vitale in un Tuhum o in un urlo. Se davvero sei il sangue di drago, potrai
possono insegnarti a utilizzare il tuo dono. Rimettiti all'opera, Proventus. Abbiamo ancora una città da ricordare. Ok, adesso abbiamo Lidia. Che viene con noi, che è questa qui, via bambinacci. Lo Jarl mi ha nominato tuo Uskasa. È un onore. Follow me for adventure. Hai perso la strada? I Barba Grigia hanno convocato il sangue di drago a Rothgaran. Erano sei, non succedeva qualcosa del genere. Se rubo c'è qualche problema? No, vero? Lui sostiene che i maghi dell'Accademia sono brave persone, mentre tu sostiene il contrario. Eirid è un... Che cosa questo? Ti porta qui a Winterhold? Perché dovrebbero essere così... Solo che per l'Accademia. Dovevo capire. Non che importi qualcosa. Nessuno viene a Winterhold per qualche altro motivo. Se tu l'hai detto, cercando la verità. Gran parte della sua storia e con essa il suo potere. Io voglio cambiare. Mazza che panza che tieni. Ho sentito delle voci sul luogo in cui riposa l'elmo di Winterhold. Lo stesso elmo che lo Jarl Hans indossava nella prima era. Hans apparteneva alla linea di successione del re dei re di Skyrim. Con quell'elmo potrei ottenere l'appoggio degli altri feudi e aumentare la mia autorità. Ecco per ora l'elmo. L'oro che ti aspetta al tuo ritorno. È un problema con l'Accademia? Se sei uno di loro, anche le tue mani sono sporche di sangue. No. Non è rimasto nulla di Winterhold. Nulla. Tutti sanno che è colpa dell'Accademia se il mare ha inghiottito la nostra città. Loro negano, ma conosciamo tutti la verità. No, non mi piacerebbe sapere più su Winterhold, no grazie. Io sono solo curioso di vedere se c'è qualcos'altro da rubare. Oh. Me lo chiede pure ruba col punto interrogativo. No, le mie monete! Lidia, tieni chiusa la porta, un po' di discrezione. I maldelli fanno sempre comodo. Via via. Lidia, ti devo spiegare tutto però, eh. Come mai sei a Winterhold? Come mai non te la fa un culo? Come mai sei a Winterhold? Come mai non te la fa un culo? Levati, levati. Vatti a fa un culo. Ma secondo me, guarda, già così piccolino rompi le balle. Buona dimostrazione, nane rottolo, levati di... Ma comunque ci sono 5 monete. Sì. Dammi la merenda. Oddio. Ah, era la sua moglie, oddio. Via via. Abbiamo ripulito abbastanza. Di qua. Chiedo scusa, erano dei. Nella verità. Somigliava a quello di un mostro orribile sventrato e poi esploso. Che è successo? Il piccolo errore di calcolo. Che è successo? Questo è il genere di cose per cui la gente non vede buono. Voi chiacchierate, ma c'è la porta qua? Nessuno. La testa. In questi giorni non prendo in considerazione richieste di ammissione all'Accademia, per cui evita di chiedere. Va bene. Mamma mia. Ma tra un po' mi beccavo. I miei giorni all'Accademia sono... No, no per gli dei, da molti anni. Ho lasciato Winterhold per qualche tempo, poi sono tornato a vivere alla locanda.
Perché vorresti vivere la Leo Kent? Ho ancora delle ricerche da svolgere. Restando qui a Winterhold posso sempre contattare i miei vecchi compagni. Va bene. Va bene. Ma che fa il pappagallo? C'è un bel bastone, mi garberebbe. E io abbiamo un accordo. Lui mi idea però. Io non gli faccio saltare la locanda con i miei esperti. Bel bauletto. Pane e mortadella. Se non hai intenzione di offrirmi un altro giro. Barbone. Ma ti lidio! Covati! Ok, io mi ritengo soddisfatto, via. Prima ci ripensi. Ok, allora qui abbiamo rubato bene bene. Cosa farai, il sangue di drago? Sì, sì. Ah no, qui non posso scassinare se non succede il finimondo. Per rubare sì, ma scassinare no. Mazza, si vede niente. La via è pericolosa e il cancello non si aprirà. Non riuscirai ad entrare. Cos'è questo posto? Scusami. Dai, la scuola di... dell'Accademia, dai, muoviti. L'Accademia di Winterhold. Porto sicuro per i maghi di Skyrim. Posso entrare? Ma posso sapere cosa ti aspetti di trovarci? Desidero piegare la... No, volevo piegare la volontà di chi mi circonda. Ma che palle. Nel modo giusto, in pochi potranno resisterti. Sembra che l'Accademia possa offrirti ciò che cerchi. Ora la domanda è: cosa puoi offrire tu all'Accademia? Non tutti possono entrare. Coloro che desiderano farlo devono mostrare un certo livello di capacità magiche. Sì. Una piccola prova, se accetti di affrontarla. Sì, sì, andiamo. Eccellente. L'incantesimo luce magica è utile a ogni mago, non soltanto a coloro che sono specializzati in alterazione. Puoi lanciarlo contro il sigillo sul terreno? Sì, se ce l'ho. Non vedo l'ora. Luce magica. Ce l'ho? Che inferno. Ma due mani? Non ce l'ho luce, ma c'è inferno. No? Altrimenti puoi provare con uno dei maghi di corte di Skyrim. Anche loro vendono incantesimi. Dai, dammi. No. Dei... La scelta è tua. No? Altrimenti puoi provare con uno dei maghi di corte di Skyrim. Anche loro vendono incantesimi. Dai, dai. No. Ma... Oh! La scelta è tua. No? Ma che è una guerra anche per rispondere? Ma che sei? Con uno dei maghi di corte di Skyrim. No! 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 Ecco qui. Ora sono ladra. 30 pezzi d'oro. Ladra. Approfittatrice. Dov'è la luce? Dai, sto schifo. No, ho sbagliato. Cosa? Va bene. Sarai un prezioso elemento per l'Accademia. Dai, sei ecco brutta. Era meglio al buio, eh. Ti guiderò oltre il ponte. Quando sarai all'interno, dovrai andare a parlare con Mirabel Erbain, il nostro maestro. Seguimi. Sì. Bellino però. La luce. Andiamo, va? Ma inferno, cos'è, no? Sono curioso, ecco, paura di fare dei danni... danni incommensurabili. Che ha due mani, vuol dire che è una roba pesa se ha due mani. Lidia, levati però, sei sempre traviere. Se lo sparo qua... No, è una roba molto pesa questa. È una roba molto pesa. È una roba molto pesa. Che è successo?
Che è? Cioè, non l'ho capita. Inferno, ma è nuova, di una monde questa magia qua però. Non importa cosa accadrà. L'accademia esiste. Non l'ho capito di sto inferno. Dai, muoviti però, mamma mia, si è fatto giorno, andiamo. Le sale le scale, ci sono le scale. L'accademia è importante per Skyrim, anche se spesso viene disprezzata. Ma che è la prova? Questa è la prova per diventare maghi? La sopportazione? E la lentezza? Tre quarti d'ora ci metti. Levati. Poi dice non devi essere volgare. Come fai ad essere volgare? Sei qui da poco, sbaglio. Ma è la prima volta che vengo, fratello. Cosa ti ha fatto? Non ho capito. Allora di presentarmi. Io sono Savos Aren, arcimago dell'Accademia di Winter. Sono felice di vedere che quasi ogni aspetto della magia qui viene esplorato ed esaminato. Ma non approvo, e mai lo farò, qualunque ricerca o esperimento che possa danneggiare gli altri membri dell'Accademia. Ci siamo capiti? Perché guardo sempre in terra? Non così spesso. Le ricerche pericolose devono essere un problema qui? Correre dei rischi. Io sto cercando semplicemente di evitare morti prematuri. Dobbiamo inoltre compiere lo sforzo di non peggiorare l'opinione che ha di noi Skyrim. Va bene, va bene. Non mi interessa la storia della tua vita, eh? Certo. Un altro nuovo apprendista. Sei di quelli che pensano di essere qui per cambiare il mondo? No. O la tua persona è tutto ciò di cui... Vuoi solo distruggere il mondo, io. Ti assicuro che ti osserverò molto attentamente. Osserverò tutti voi. Cosa ci fai qui? I consiglieri dell'arcimago. I Talmor desiderano favorire le relazioni con la vostra accademia. Sono a disposizione dell'arcimago se ha bisogno di un consiglio. Ma il marcimago non sta tanto bene. Forse il marcimago. Assolutamente. Arcimago ha la mia gratitudine. Mazza, mi serve il te. Oh, finalmente siamo dentro. Do il mio benvenuto. Stavamo giusto per cominciare. Prego, vieni qui e ascolta. Sì. Come stavo dicendo, la prima cosa da comprendere è che la magia, per sua natura, è mutevole, nonché pericolosa. A meno che non sappiate controllarla, essa può distruggervi. Maestro, questo lo comprendiamo bene tutti. Non saremo qui. Miyagi, maestro Miyagi. Certamente, mia cara, certamente. Voi tutti possedete un talento innato. Lungi da me il volerlo mettere in dubbio. Quello che intendo io è il controllo autentico, la maestria nella magia. Ci vogliono anni, se non decenni, di pratica e studio. E allora cosa stiamo aspettando? Incominciamo. Calma, calma. È proprio questo a cui mi riferivo. L'impazienza deve essere mitigata dall'accortezza, o la catastrofe sarà inevitabile. Siamo appena arrivati. Non hai idea di cosa è capace ciascuno di noi. Perché non ci dai la possibilità di mostrarti cosa sappiamo fare? Fin qui non hai detto una parola. Cosa dovremmo fare, secondo te? Dovrei piangere il... Qualcosa di più pratico, via.
anche lui è d'accordo con noi. Perché non ci mostri qualcosa? Dunque, vediamo. Credo che possiamo cimentarci con un po' di pratica. Per restare in tema di sicurezza, cominceremo con gli incantesimi di difesa, ovvero protezioni che bloccano la magia. Ora vi insegnerò l'incantesimo di difesa e poi lo metteremo in pratica per bloccare le magie. Intesi? Ti andrebbe di aiutarmi con la dimostrazione? Conosci gli incantesimi di difesa? No. Non importa. Posso insegnartene uno di base. Sarà sufficiente per lo scopo di questa lezione. Ora mettiti laggiù. Io ti lancerò un incantesimo e tu dovrai provare a bloccarlo. Cominciamo. Laggiù, di fronte a me. Non voglio nessun altro di me. Ora lancia l'incantesimo. Idea, hai capito subito te, eh? Non ti muovere. Muoviamoci tu. Mamma mia, che po' di stupida. Cosa devo mettere? Non ho capito. Che devo mettere? Non occupare lì, ti levi la maronzi. Vieni via, Lidia, vieni via. Cosa devo mettere? Non ho capito. Mamma mia, come le odio ste cose. Furia, che devo mettere? Devo difendere? Difesa minore, dai. Penso che questo sia un ottimo inizio. Gradirei che voi tutti continuaste a fare pratica di difesa. Grazie. Bellino. Credo che forse siamo pronti a esplorare le varie applicazioni della magia nel corso della storia. L'Accademia ha avviato un'affascinante operazione di scavo presso le vicine rovine di Sartana. È un'eccellente opportunità di apprendimento. Se ne sbatte. Suggerisco di incontrarci laggiù tra qualche ora. Ci incontriamo tra 100 anni. Grazie. Per il momento è tutto. Skyrim non potrebbe essere Va bene ragazzi, io direi che ci fermiamo qua. Sperando di far abbastanza breve queste, diciamo, missioncine. Che voglio combattere, a me Skyrim mi garba il combattimento magico, punto. Le chiacchiere a me, bla 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 bla. Sono contento di vedere che c'è ancora gente per bene a Skyrim. Tu dai, Lidia, l'ammazzi per favore. Allora ragazzi, penso di concludere qui. Sai, questo è uno dei pochi luoghi nei quali è possibile ricevere un'istruzione adeguata nelle scuole della magia. Mi fate parlare un attimino. Vabbè ragazzi, penso di concludere qui, ci vediamo la prossima volta, come sempre lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate che mi fa piacere parlare con voi, ci vediamo alla prossima, ciao!